Ciao a tutti da Saridor e bentornati su Power Wash Simulator. Sì, oggi col 100% di Covid in più. Allora, andiamo avanti a pulire il nostro sidecar. Oggi sì, ci facciamo un sidecar, sempre con l'idropulitrice di primo livello. Ma non vi aggiungo altro, perché ci sarà anche la rubrica della mia triste vita. Buona visione! Oh, eccoci di nuovo qua, sempre con l'idropulitrice di primo livello. E andiamo avanti con quella finché ci riusciamo. Guarda che schifo, carino come sidecar, però fa schifo proprio, Sì, abbastanza. Allora, oggi c'ho la voce un pochettino così, perché? Perché c'ho il Covid! E vai, grande, grandissimo! Ecco, appunto. Allora, brevemente è successo questo. Ieri sera dovevo andare al lavoro, nulla di che, direte voi, arrivo a una certa ora, mi inizio a sentirmi strano, un po' rincoglionito, sì, più del solito, ecco, mettiamola così. Vabbè, un po' di malessere generale, mal di schiena, vabbè, quello è normale perché io ho la schiena che è un gancio, ma dettagli, mal di schiena, eccetera, eccetera, però mi sentivo strano, mi sentivo stupido. Vabbè, dico... vediamo se c'ho la febbre per curiosità. 38. Va bene, perfetto. Chiamo sul lavoro immediatamente, gli dico: guarda, succede così e così, c'ho 38 di febbre, non mi sento benissimo, vado a fare il tampone domani, sostituiscimi. Vabbè, mi hanno sostituito senza problemi. Nel mentre ho fatto anche avvisare quello con il quale due sere fa ero al lavoro, perché non si sa mai. Gli ho detto: guarda, dagli un po' una telefonata, diglielo, perché sto male, non si sa mai. Vabbè, infatti oggi subito secco positivo, mi ha fatto il tampone, appena ha messo il tampone nel reagente subito quello è esploso. Vabbè, lasciamo perdere, così tutta la rottura di palle. Chiama di nuovo sul lavoro, digli: guarda che sono positivo, mettimi in mutua. Ok, vai in farmacia, cioè dai tessera sanitaria eccetera eccetera al farmacista, perché devono avviare le pratiche. Chiama al medico curante perché ti deve fare la mutua. Che due coglioni. Vabbè, morale della favola, alla fine della fiera sono riuscita ad arrivare a casa. In tutto questo, come se non bastasse, mamma mia che difficile che è parlare quando sei ridotto così. Nonostante questo, ieri sera volevo morire. C'è stato un certo momento che ho detto: adesso mi suicido, datemi una giara di antidolorifico, fate qualcosa, perché stavo veramente a pezzi. Premetto, avevo un mal di testa, per me è allucinante, per gli altri è tollerabile. Sì, io il mal di testa lo patisco come non so cosa, non ce l'ho mai. Quando mi viene mal di testa divento una iena, divento intrattabile. Purtroppo è quel continuo dolore, fastidio, non lo tollero proprio. Vabbè, morale della favola, a parte ieri sera che mi sono preso poi un antidolorifico, stamattina sì, mi è passato, adesso sto relativamente bene, sì, più o meno, e sì, vabbè, a parte la febbre, il naso tappato eccetera eccetera eccetera, a parte questo è... diciamo che va abbastanza bene per il momento, speriamo che duri, ma vabbè. Nel mentre sembra che abbia succhiato una scarpa, perché ho la bocca secca e... mamma mia, sono 3 minuti e mezzo che sto parlando e neanche... mi viene già male, assolutamente, sì. Vabbè. Nonostante questo, per fortuna che sono riuscito a riavere la mia macchina. Sì, perché anche questa... io sono stato la bellezza di 5 mesi... quasi 5 mesi e mezzo, sì, senza macchina, perché era dal meccanico, l'avevo data in consegna a un tizio e, come avevo già detto in passato, che lui continuava a rimandare da settimana in settimana. Sì, tranquilla, pronta, tranquilla, perfetta. Vabbè, morale della favola, dopo 5 mesi e mezzo sono riuscito a recuperare la mia macchina. Ah, stappato una bottiglia di quello buono per festeggiare, vabbè. Allora, i dettagli della consegna. Mi dice: guarda, io fino alle 7:30 lavoro, se vuoi ci vediamo per le 9:30, 10. E gli dico: guarda, io devo andare a lavorare, se permetti la macchina
me la potresti anche consegnare in ore lavorative, in orario lavorativo tuo, perché mi metti in difficoltà e voglio dire, dopo 5 mesi dovresti anche ringraziarmi che non ti ho sparato direttamente, ma vabbè, dettagli. Ok. Mi dice, guarda, vabbè, non ti preoccupare, mi arrangio, facciamo in modo di maniera che la macchina te la consegno, bla 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 bla, ok, vabbè, basta che mi dai sta cacchio di macchina perché non ti sopporto più, non ti posso più vedere, eccetera eccetera. Premetto, l'ho visto 2 volte in 5 mesi e mezzo, si è fatto vivo vedere 2 volte. Vabbè, parto, vado a prendere la mia macchina, mi dice, guarda, c'è un ragazzo lì che ti aspetta, glielo dici. Vabbè, certo, questo ragazzo qua era uno di quelli che pulivano le macchine che erano pronte a consegna, in consegna. Vabbè, gli dico, guarda, sono venuto a prendere la mia macchina tal dei tali. Mi dice, sì sì, è su di sopra. Gli dico, vabbè, andiamo a prenderla, però prima di darti le chiavi della vecchia che avevo a noleggio, io la voglio provare, perché non sono scemo, perché se la macchina poi non funziona e io me lo prendo nel sottocoda, perché le chiavi di quell'altra te le ho già date. Invece, se io non ti do niente, se la macchina va bene, te le riconsegno subito. Se la macchina non va bene e t'attacchi, la mia macchina rimane lì e io continuo con quello schifo a noleggio che mi hai dato, che però quantomeno funziona, vabbè. Vabbè, allora, apro la portiera, mi sono messo le mani nei capelli. C'erano manate di grasso da officina ovunque. A quel punto io gli ho, oltretutto, la mia c'è gli interni color crema. Quindi il nero si vede da Dio proprio, ma spettacolare, si vedeva benissimo le impronte digitali proprio. A che io guardo questo ragazzo qua, gli dico, sì, ma ragazzi, ma stiamo scherzando davvero? Cioè, io mi devo tenere la macchina così, guarda come cazzo è ridotto, cioè ero un cazzatissimo, ho preso fuoco come la benzina. Mi dice, guarda, no, io l'ho portata solo qua, non ne so niente. Gli dico, ok, non ne sai niente, non c'entri te, per carità, perché quel cretino lì ti ha messo a te come fantoccio. Però voglio dire, una macchina così non si consegna, cioè veramente, io quando l'ho pulita dentro, solo per pulire la parte dell'autista, io ci ho messo 40 minuti. Devo ancora pulire tutto il resto, devo ancora pulire tutto il resto, e non verrà mai pulito a meno che io non prendo la macchina e la porto in lavaggio a lavarla, a farla lavare con idropulitrici, a questo punto, già che ce l'abbiamo a mano, idropulitrici. Vabbè, salgo sulla macchina, la provo, appena giro il quadro vedo che la macchina era in riserva completa. E allora lì mi sono incazzato ancora di più, perché dico, porca puttana, cioè ho portato la macchina col pieno, perché io la tengo sempre piena, anche perché 100 euro non mi bastano per fare il pieno. Io ho portato la macchina col pieno e adesso è in riserva sparata, che devo fare assolutamente gasolio, altrimenti rimango per strada. E mi sono incazzato come una iena, gli dico, guarda, mi dice sempre questo qua, io non ne posso niente, chiama tizio e vedi cosa ti dice. Gli dico, guarda, io lui non lo voglio mai più né vedere né sentire, perché altrimenti lo sparo in un cannone. Allora l'ho chiamato poi successivamente, gli ho detto, ma guarda un po', ma cioè è in riserva piena, completa. Lui mi dice, il meccanico l'ha approvata. Cazzo, l'ha approvata? Dove c'è andato? In Sicilia. Perché per consumarmi un pieno di gasolio ci devi essere andato in Sicilia almeno, perché voglio dire, non è che li fai in 2 metri. Vabbè, comunque lasciamo perdere, sorvoliamo. L'importante è che finalmente sono riuscito a riprendermi la mia macchina. Yeah! Oh. Vabbè. Adesso, per fortuna, a parte il Covid, siamo a posto più o meno. Intanto, gioco, se ci volessimo dare un pochettino una mossa, anche perché volendo non, cioè, non è che abbia tutto il giorno per stare appresso te. Ecco, grazie. Allora, ci mancano 3 cose: la carenatura, sidecar e sedile sidecar. Vabbè, ok, sono tutte cose che sono facilmente trovabili. Ad esempio, la carena, sì, il sedile è quel, cazzo, ci hanno fatto un sedile d'alluminio, mica, sai che comodità, che schifo, lo credo anche io che, ma non l'avevo già pulito qua dentro, mi ricordo, boh, a parte che sono qua di nuovo che ho la lingua che sembra una spugna, ma vabbè, dettagli, gioco, sei una mossa, grazie, gentilissimo. Ok, possiamo andare avanti con, ma c'è ancora dello schifo, gioco. Voglio dire, l'avevo già pulito lì. Ah, proprio il micron, perché se non lo pulisci perfetto. Vabbè.
gioco lì in mezzo, ce la facciamo? Devo... Ah, grazie. Questo me l'ha abbonato, questo è stato bravo. Ok, cara in natura sarà un pezzo della... Guarda dov'era, che bastardo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Yeah. Oh, che bello, ce l'abbiamo fatta. Guarda, sembra fin un lavoro veloce. Sì, è un lavoro da una ventina di minuti con l'idropulitrice sempre di primo livello, perché challenge che vince non si cambia. Ah, che bello, ce l'abbiamo fatta. Ok. Mamma mia, non riesco neanche più a parlare. Però sì, lavoro semplice. Ok, prossimo episodio. Ok, per ora fermiamoci qui. Ci siamo fatti Sadkar, non è stato difficilissimo. Sì, un lavoretto niente di che. Più tutte le mie sfighe arretrate, che vabbè, lasciamo perdere. Un giorno o l'altro vorrei raccontare una cosa bella che mi è successo, ma non succederà mai, no, sicuro. Comunque, se il video vi è piaciuto mettete like, condividete, iscrivetevi al canale, fate un po' il cazzo che volete, tanto ormai lo sapete, e noi se vorrete ci vedremo in un prossimo episodio. Ciao ciao!